Oggi nuova ricetta. Nuova ricetta. Però sempre con le zucchine. Zucchinette ripiene. Ripiene. Sì. Belle e abbondanti. Sì. E se ci mette la carne. Questa è la carne. Allora, macinato, quantità? Macinato a occhio. A occhio. Noi siamo a occhio. Poi sbucciamo le zucchine. Questa è la parte più tecnica, se vogliamo. A due. Per questa ricetta ci vogliono zucchine un pochettino più grandi. Più grandine, certo. Perché le dobbiamo svuotare. Vanno svuotate. E con l'interno che ci facciamo? All'interno ci mettiamo ora la carne. Mm. La mortadella e il prosciutto. E il prosciutto. Quindi il primo passo è tagliare ogni zucchina in due. Poi se lava. Pigliamo una lampina e non lo teccano, la asciugare. Sì. Io sono l'assistente. Sono il sous chef. Te la metto qua, Sì, sì. Ricordiamo sempre che queste sono le zucchine... Il nostro... Nostre. Ora... Apri lì. Eccolo. Ecco l'assistente. Chiudi. Olè. Chiudi. Io mi occupo di queste cose. Ora si svuotano. Questo non è facile. Questo che... Un momento per levare tutta la polpa di dentro. Ah, ok. Ecco, io già qui farei fatica. Troverei delle difficoltà. E già sono svuotato. Ok. Quindi si deve vedere dall'altra parte. Certo. Ti vedo, eh? Ma anche perché della zucchina, secondo me, la parte buona è proprio l'esterno. Me la fai fare una anche a me dopo? No. No? E spacchi, perché vedi chi sta si spacca. Le zucchine appena colte non si svuotano. Mm. Perché sono più duri, no? Ah, ok. E si spaccano. Si fanno stare 2 giorni e si ammorbidiscono. Fuori dal frigo. Fuori dal frigo. Così sono più morbide, sennò entrare dentro è complicato. Questi sono piccoli accorgimenti che però fanno la differenza. Certo. Infatti la nonna queste le mette di là, così le formiche non ci vanno. Perché il pericolo formica è sempre dietro l'angolo. Questo strumento in siciliano non ha un nome. Svuota zucchine. Ah, svuota zucchine. Ce ne aveva uno più grande, ma questo è più piccolo e torna meglio. Eh sì, si infila meglio. Si infila meglio. Io pensavo avesse un nome, invece no, svuota zucchine. Quindi la, diciamo che la grandezza perfetta, se la vogliono fare, così. È questa qui. Questa qui è proprio... E con quelle più piccoline magari possono fare la frittata. E con queste più grandi quella imbottita. Così anche se vanno al mercato, magari non ce l'hanno nell'orto, vanno al mercato, scelgono quelle più... Certo, più grossette. Questa sarebbe anche, come si dice, zucchine imbottunate. Ammottunate. Ammottunate. In dialetto. In dialetto. Vabbè, comunque sono utile, anch'io. Certo, come no. Aiuto poco. Oh. Carne... Olio e extravergine di oliva. Ah, sul macinato. Un po' di mollica. La mollica tu la metti dappertutto, eh? Sì. Poi sale e pepe. Insomma, eh? Ok. Oh, ora mettiamo. Qua. I due ingredienti che spingono di sapore. Un po' di mortadella e un po' di prosciutto. Cotto. Cotto. A pezzettini. A pezzettini piccoli. Sì, guarda là. Sta prendendo forma. Se ne resta un pochino, si possono fare delle polpettine piccoline. Ah, già con questo, con ripieno, giusto? Non si butta mai niente, No, no. Mortadella ci porta più sapore. Eh sì. Perché è più saporita. Più grassa. Ormai lo sapete, noi le quantità non le diamo precise, perché noi diciamo a occhio. A occhio. Prima o poi te lo faccio il grembiule con scritto a occhio, eh. Io cucino a occhio. Pronto. Ora si impasta. Come le polpette? Come le polpette.
se non ci si sporca le mani non vengono le cose. Allora, padella e cominciamo il riempimento. Si riempiono tutto per benino. Belle piene, eh? Belle piene. Di una parte all'altra. Non deve rimanere neanche uno spazietto vuoto. No, no. Queste da quanti anni è che le sai fare così? Da piccole le facevano quelle più grandi di me. Ah, e tu guardavi? Le zie, sì. Io guardavo, ero curiosa. Ero sempre vicino alla mia mamma quando cucinava. È giusto, qui hai... La mia zia... Ha imparato tutte le cose. La mia zia mi diceva, impara, impara, che dopo quando ti sposi sai fare tutto. E ha avuto ragione. Guarda là. Quante ricette. Il nonno non sebbe mai a lamentare della mia cucina. Mai? Mai, sempre diceva buone, buone. Mangiava tutto, soddisfatto. Soddisfatto. La sera certe volte, quando erano piccole, non mi facevo tutto il mangiare per l'indomani. Pure. Loro dormivano e io preparavo. Stiravo la sera quando loro andavano a letto. Per chi dice che la casalinga non è un lavoro, eh? C'è da fare tante cose in casa. Vedi, questo è un pochino storto, si mettono qui. Ah, ok, ok, così si cuociono. Fai proprio il cerchio, fai. E poi queste piccoline nel mezzo. C'è anche la tecnica su come posizionarle sulla padella. Sembra una cosa banale, però in ogni cosa c'è il suo perché. Ti fanno il cerchio. E quello in mezzo. Eh sì, ne ha avanzato un pochino. Sì. Ma vedi che a occhio io le faccio. A occhio è perfetto. Indovino. può restare, meglio restare che a mancare, no? È vero. Ora per friggere ci vuole un po' di tempo, eh? Eh certo, perché sono belle grossette. Perché si fa a metà fuoco. Mm. Si fanno. Ok. E se ci metti un coperchio. Sopra. Per farla ammorbidire un pochino. Mm-hmm. Poi... All'ultimo si leva il coperchio e si fanno rosolare meglio. Ok, ora. Tanto facciamo vedere tutti i passaggi. Un po' di sale. Poco, eh. L'olio. Olio di semi. Di semi. Coperchio grande, così. E si fa ammorbidire un po'. Quindi questa prima fase quanti sì. minuti? 10 minuti. 10 no? minuti. Si ammorbidiscono un po', poi si leva il coperchio. E si vanno girando per friggerle, no? Ok. La cottura non è corta, eh? Girano sempre. Come sai che tutti gli chef dicono che per cucinare bisogna tenere la cucina pulita. Pulita, è certo. Per cucinare al meglio. Tu potresti lavorare in un ristorante stellato tranquillamente. Io la prima sono un ristorante. Volevi, eh? Volevi aprire un ristorante? Ma... Lo apriamo ora, a 90 anni. Ora, sì. Non è mai troppo tardi. D'estate, se indoveniamo, facciamo la caponata. La caponata? Quindi una delle prossime ricette è la caponata. Quando ci sono le melanzane del tempo. Eh sì, sempre con i prodotti freschi. Quelli che vengono di fuori, ma sono conti. No, no, per carità. Ci vogliono di quelle magre e secche. I prodotti freschi devono essere. Vedi, loro buttano l'acqua. Un po' di acqua, bene. Quindi non serve nemmeno tantissimo olio. No. Perché alla fine loro con l'acqua si fanno tutte, si cuociono. Sì, questa è una ricetta dove serve manualità, attenzione, pazienza. Pazienza. Sembra banale, ma non lo è. Pausa? Perché sono stato. Ci penso io. 91 anni. 91 anni portati alla grande. Sulle spalle, c'hai 91. Lei fa le corna. Tu ti vesti di rosso contro il malocchio? Contro il malocchio. E poi ogni giorno due corna le tiri così per scaramanzia. Io riprendo tutte queste ricette perché ho una missione. Certo. Rendere queste tue ricette che hai tenuto in casa per anni e anni disponibili a tutti. A tutti. È un po' un'eredità questa. L'eredità al mondo del cibo.
Perché ognuno cucina a verso suo. Eh sì, ognuno ha le sue tecniche, le sue ricette. Stanno cambiando colore. Quindi qua non sono pronte quando sono dorate. No, no. Qua quando sono proprio belle scure. È una cosa che si devono friggere tutti i lati. Eh sì. E qui vanno continuamente, costantemente girate per cuocersi in maniera omogenea. Eccolo. Vai. Cominciamo a tirar fuori le più piccoline, che sono quelle cotte. Colore perfetto è questo, che è bello scuro, non bruciato, ma scuro. Guarda che tecnica. Padella impennata. E gli si dà l'ultima. Ecco le zucchine. Imbottunate. Imbottite e fritte. Che spettacolo. Guarda là. Si devono mangiare un po' tiepide. Tiepide? No, calde calde. Ok, quindi. Si sente più sapore. Le lasciamo raffreddare un po'. Se le lasciamo raffreddare, dopo le mangiamo. Guarda là. Che bellezza, facciamo un primo piano su queste zucchine. Facciamo una prova assaggio? Facciamo una prova assaggio. Sono buonissime. Ma buone buone, eh. Hai visto che quando mangi c'è quel coso che buttano le... L'acqua. L'acqua di dentro. Sì, infatti è bella morbida. È morbida fuori e quasi dentro è più dura, perché è bella croccantina anche dentro. Bravo, bravo. Tutto anche la mortadella, si sente? Tutto si sente. C'è quella spinta della mortadella. Am. E lei intanto continua a cucinare. Che fai ora? Patate? Patate alle spezzatino. Ecco, non si ferma. Ci metto quei pezzetti di... Ah, per le polpette avanzate? Le polpette avanzate. Quando io vi dico che questa non si ferma mai... Non si ferma mai. Cagini da radio a questi mesi. Allora, chiudiamo qua il video. Salutiamo i nostri amici. Ciao, ciao. Che ci hanno seguito anche Speriamo per questa ricerca. Speriamo se le fate, vi piacciono, no? Sì, io, piaceranno sicuramente. Così le ho fatte. Diteci se le farete, se vi piacciono, come sono venute. Ciao. Un bacio. Ciao. Ciao, ciao. A tutti.